non mi è mai capitato di metterci così tanto a fare un disco. Mi sono fatto un po' di domande perché è successo così, e in realtà le risposte non è che ce l'abbia molto precise. Sol, do, sol, do, mi, la, la maggiore, re, si bemolle, la minore, maggiore e la maggiore. Però insomma sono una serie di cose insieme, sicuramente il fatto di avere voglia per motivi miei, ma anche per motivi secondo me abbastanza oggettivi, di fare qualcosa di diverso, no? Come se ci fosse un po' il bisogno di reinventarsi questo mestiere, quello di scrivere canzoni fondamentalmente, ma anche di diffonderle, cioè del modo in cui si diffonde. Questo anche per il valore infinitamente diminuito del supporto stesso, del CD, del disco, che è ormai un valore appunto un po', insomma, molto in crisi. L'angolazione pesa il fatto di non essere coperti dal segnale, e non è affatto male. Fa le voci preferite, si da qua, mi scaldo un po' su una cosa di questo genere. Era lei. Solo che sto pensando, quando lo facciamo? Perché domani va a finire che tempo ce n'è poco per farlo. Ma sì, ma sì, ma sì, ma sì, ma sì, ma sì. La rifacciamo, va. Tra la Vicella, la Sony. Riunioni, penso che non gli va bene niente dalla paranza. No, dicevo, una serie di cose per cui in un certo senso uno si domanda esattamente che cosa sta facendo. Cioè, se ha senso pensare ancora ai dischi nel modo in cui si pensavano prima, se non ha più senso pensare ai singoli brani, a modi diversi di diffonderli, no? Quindi in realtà è stato un periodo anche per certi versi abbastanza vulcanico, farcito di idee, alcune delle quali stanno prendendo corpo e forse le prenderanno più avanti. Vorrei farvi provare, c'è questa parte, metti la strofa quando inizia lui, che lui dice: tu quando parli parli troppo. Questa dovrebbe essere lei. Quando parli parli troppo, faresti meglio qualche volta stare zitto, muto, faccia di velluto, ci hai creduto e dai con retta, ho secondato la tua fretta, adesso pari i miei errori che pesano come montagne, sono fuori e fuori piove anche. Di solito, cioè, capito, di solito quando si parla di qualche donna si dice sempre il contrario, almeno si parla bene. E non è lecito cercare di comprenderla, si offenderà. Sarà una colica, sarà l'inizio di una gravidanza isterica. Molto forte un contrabbasso che faceva una cosa diversa. Ah, va che bene, allora sì, cambiamo qualche livello, sì, di sì, qualcosa. Ma in realtà noi possiamo tranquillamente andare in un altro punto. No, noi la proviamo perché non l'abbiamo ancora provata, tra l'ascolto e la cosa. Adesso vedrai che viene. La dobbiamo, capito? Assimilare. Se un minuto di pazienza. Ma io ce n'ho quante ne volete. Okay. È più regolare, cos'è? La chitarra, sì, acustica? Ecco, allora la più... No. Che quella c'è? Che si senta. C'è qualche nota diversa, sì. Diciamo. Retta, ho secondato la tua fredda, adesso vai miei. Forse il terzo movimento è un po' strano, però vediamo. Dovrei aprire, sì, gli altri? Il secondo è levare. Sì. Anche questo è levare. Sì. Okay. Prova. Maria, sei sempre mia, sei l'unica possibile, la regina.